Sono delegata per la Lega Nazionale della Difesa del Cane e Angelica Petrina per la LAV. Nostre compagne di avventura, disavventura, vedremo più avanti. Mi passo la parola. Salve a tutti, non c'è molto da aggiungere perché ritengo sia stato già detto tutto. Abbiamo vissuto durante il periodo del sequestro di questi due canini, abbiamo vissuto un'esperienza che purtroppo ricordiamo tutti con grande dolore, perché abbiamo assistito a delle cose veramente atroci. Vorrei dire però che i cani che avete visto nelle immagini che scorrevano prima, fortunatamente, grazie al lavoro dei volontari, sono usciti dai canili e sono tutti salvi. Quindi è una goccia nel mare, purtroppo, però almeno questi e qualcun altro che non è nelle immagini siamo riusciti a salvarlo. Vorremmo poter fare di più, vorremmo continuare a fare qualcosa per questi cani, ma purtroppo al momento, ad oggi, chiaramente non ci è consentito l'ingresso in queste strutture. Speriamo nella magistratura, speriamo che le cose cambino e speriamo veramente di poter continuare a svolgere la nostra opera di volontariato senza intoppi e senza dover incorrere in queste situazioni terribili. Grazie. Bello, grazie, speriamo che questa cosa si concluda. Angelica Petrina, responsabile della Catania, scusate. Speriamo che effettivamente questo si arrivi ad un procedimento, perché arrivare ad un precedente vuol dire che finalmente qualcosa in Sicilia possa cambiare, sotto tutti i punti di vista, perché a questo punto sindaci, veterinari ASL e gestori stessi di strutture, che per la maggior parte dei casi risultano essere associazioni animaliste, perlomeno sull'albo regionale, cominci un attimino a dire c'è qualcuno che tutela gli animali, e quindi ci penseranno due volte prima di riproporre queste situazioni. Quindi ci auguriamo effettivamente che si possa arrivare fino in fondo a questa situazione. Nel frattempo colgo l'occasione per presentarvi Vito e Cerchia Famiglia, unico superstite di una cucciolata ritrovata all'interno di un sacchetto di plastica dentro un sacco. I fratelli erano tutti morti, lui ha avuto la forza di uscire dal sacco e di gridare come un'aquila, l'abbiamo sentito, l'abbiamo soccorso. Ha qualche problemino anche neurologico, vista l'ipossia, trauma cranico, però si sta riprendendo. Già dopo 10 giorni diciamo che è molto, molto più sveglio. Quindi chi fosse interessato all'adozione ci può contattare. Grazie. Faccio anche io i saluti, grazie veramente per averci dato questa opportunità, scusate forse la foga della illustrazione. Volevo dire che il prossimo appuntamento sarà con la magistratura, avremo l'udienza in cui il GIP dovrà analizzare tutti gli elementi che noi abbiamo portato nella nostra opposizione alla richiesta di archiviazione. Siamo fiduciosi che ciò avvenga. Comunque volevo dire questo: nessuno ha detto che non c'è stato maltrattamento, io questo ci tengo a dirlo. Il maltrattamento è stato riconosciuto anche dal Tribunale della Libertà, che è il tribunale deputato ad accertare, per dirla in parole povere per chi non capisse il termine, cioè ad accertare se un sequestro possa essere fatto secondo legge oppure no. Il Tribunale della Libertà ha detto: bene, se il sovraffollamento c'è, gli animali risultano malati. Quello che ha messo in discussione è se questo fosse colpa o meno dell'indagato, e noi su questo, cioè dire sull'elemento psicologico, sul dolo dell'indagato, e stiamo facendo questa opposizione. Ci tengo inoltre a dire che la Cassazione, una recentissima Cassazione di circa 6 mesi fa, ha specificato che il sovraffollamento, a prescindere dalle condizioni effettive di ciascun animale, addirittura in una situazione in cui gli animali erano assolutamente stavano assolutamente bene, è stato ritenuto sovraffollamento. Ha respinto, è stato ritenuto scusate
è stato ritenuto reato di quell'articolo 727, cioè dire abbandono di animali, ed ha quindi stabilito che solo per questo le strutture non dovevano essere restituite. Tra l'altro è un caso molto analogo al nostro, dove il gestore disse, difendendosi, non è colpa mia, siamo nella regione Puglia, disse non è colpa mia, è una situazione legata all'emergenza randagismo, sono costretto a farli entrare. La Cassazione gli ha risposto: no signore, tu sei tenuto a tenere i cani fino al numero consentito dalla normativa, dopodiché devi chiudere i cancelli e dire ho chiuso, qui dentro non entra più nessun cane, per questo ti ritengo responsabile e per questo non ti restituisco le strutture. Cassazione del 2014, settembre 2014. Confidiamo che su questa ultimissima Cassazione il GIP possa respingere la richiesta di archiviazione e ordinare alla Procura della Repubblica di fare un'imputazione coatta per tutti i reati ravvisati dal commissariato dell'Enesima Superiore, dalla Task Force e anche denunciati da questa piccola associazione L'altra zampa. Grazie a tutti.